Buongiorno amici, siete interessati a provare una dieta low carb, ma vi chiedete se vi possa dare dei problemi di colesterolo o se sia efficace sia per uomini che per donne? In questa intervista con l'autoressa Cristina Tomasi vi aiuterò a rispondere a queste domande. Sono l'autoressa Lucia Aronica e ho la missione di rendere la scienza che insegno nella classe accessibile a tutti. Se volete dare un supporto a questa missione, iscrivetevi al mio canale YouTube e ricordatevi di premere il pulsante della campanella per accendere le notifiche quando pubblico un nuovo video. Pronti? Partenza! Via! Bentrovati a tutti, sono qui in questa intervista con una persona veramente speciale, con Lucia Aronica. Ciao Lucia! Ciao Cristina, grazie per avermi invitato in questo speciale show sulla No, salute. grazie a te Lucia, perché vi ricordo che Lucia sta a Stanford, quindi in California. Se non erro, ci sono 9 ore di differenza di fuso orario, vero Lucia? Sì, qui è mattina, c'è il sole. Mattina qui da noi è sera, però io ti ringrazio di aver trovato questo tempo per questa intervista che è molto importante, è tanto tempo che ce l'abbiamo insomma in programma. Allora, Lucia, così, 2 parole per i followers per presentarti. Sono Lucia Aronica, dottoressa Lucia Aronica, sono una docente all'Università di Stanford, dove studio come quello che mangiamo può modificare l'attività dei nostri geni e quindi influenzare la nostra salute e la nostra longevità. E in particolare studio come diverse diete a diverso contenuto di grassi e carboidrati possono influenzare questo processo, questo che si chiama epigenetica. Epi significa al di sopra della genetica, al di sopra dei nostri geni che determinano le nostre caratteristiche fisiche, ma anche come rispondiamo all'ambiente, alle diete. Al di sopra di questi geni ci sono degli interruttori che si chiamano modificazioni epigenetiche, che possono spegnere o accendere i geni, modificare il modo in cui funzionano le nostre cellule. E questi interruttori hanno una proprietà bellissima che li distingue dalle caratteristiche genetiche. Questa proprietà è che rispondono a segnali che vengono dal nostro stile di vita. Perché è una proprietà bellissima? Perché significa che abbiamo controllo su come i nostri geni funzionano. Non possiamo controllare che geni ereditiamo dai nostri genitori. Possiamo solo ringraziarli o lamentarci con i nostri genitori, ma possiamo ogni giorno influenzare come questi geni funzionano, a tal punto che qualche volta anche per disposizioni negative che ereditiamo geneticamente possono completamente essere cancellate in senso positivo da uno stile di vita e al contrario, geni positivi, che hanno un effetto positivo, possono essere in realtà spenti. Immagina che è un gene perfetto, che funziona benissimo e viene spento epigeneticamente da uno stile di vita scorretto. È come se non avessi quel gene ed è in realtà peggio per la nostra salute che una mutazione genetica. E c'è un esempio specifico di questo. Forse molti dei tuoi ascoltatori, Cristina, hanno sentito della mutazione che Angelina Jolie aveva del cancro al seno, è un gene che si chiama BRCA1, BRCA1, ed è un gene che serve a tutti per riparare il DNA, quindi se è mutato geneticamente, se viene ereditato, con una mutazione, la proteina non funziona, non ripara il DNA e siamo più predisposti ad avere il cancro. Però
anche se non abbiamo quella mutazione, facciamo un test e ci dicono: ah, hai un buon gene, semaforo verde. La verità è che quello stesso gene può acquisire una mutazione epigenetica che lo spegne e che non viene purtroppo verificata o diagnosticata con un test genetico. C'è un test epigenetico per questo, però il punto è questo: praticamente non siamo determinati ai nostri geni. I geni possono causare delle rare mutazioni genetiche che hanno un grande effetto sulla nostra salute, ma la maggior parte di quelle varianti genetiche che le persone misurano con un test DNA stanno diventando molto, molto più Esatto. popolari ora. Quelle sono, hanno un effetto sulla nostra salute minimo, incluso anche questo gene BRCA1, perché e dipende appunto molto dallo stile di vita. Quindi con un buono stile di vita noi possiamo essere padroni dei nostri geni, fare in modo che noi controlliamo i nostri geni e che loro non ci controllino. Quindi Lucia, noi con lo stile di vita adeguato, dopo parleremo, possiamo praticamente accendere o spegnere questi geni, giusto? Con l'interruttore epigenetico che sta sopra i geni. Perfetto. Esattamente, sì. Quindi Angelina Jolie, che lei si è fatta praticamente togliere le ovaie, giusto? E Il anche seno. il seno, per evitare un eventuale sviluppo di una patologia neoplastica, no? Maligna a livello magari di un carcinoma mammario oppure un carcinoma ovarico, ma non è detto, giusto, che si sarebbe sviluppato. Quindi Esattamente, esattamente. In quel caso c'era anche la storia familiare, naturalmente importante, importante non dire che i geni non sono importanti, è un elemento di quello che viene chiamato ora medicina personalizzata, ma è uno dei molti elementi. però, ad esempio, come tu hai detto, questa moda che è venuta fuori, no, negli ultimi anni di farsi la mappatura genetica, no, che tu hai detto è solamente una minima parte, cos'è che è una delle società più grandi, è la 23andMe, una roba del genere, vero? Ecco, quindi io infatti quando mi chiedono i pazienti, io dico, ma io lascerei stare, perché poi è uscita l'evoluzione, no, che vogliono fare le diete adattate al profilo genetico, che a me pare tanto una scemenza, perché Guarda Cristina, mi sta leggendo nella mente. Allora, io in realtà insegno questo a Stanford, ho alcuni corsi sulla nutrigenetica e la nutrigenomica. Ed è vero, quello che tu dici 23andMe è uno dei molti test che qui in realtà è molto diffuso. Allora, io non direi che è completamente inutile, penso che la nutrigenetica ha due possibili usi. Il primo è quello di far interessare le persone a questo argomento, come i geni funzionano, perché se, noi siamo purtroppo interessati quando c'è una tematica che ci riguarda da vicino, i nostri geni certamente ci interessano. Quindi io uso questo per insegnare la nutrigenetica alle persone, tutti quanti vogliono saperne di più perché è qualcosa che riguarda la loro salute. Però nello stesso modo, come hai detto tu, io cosa insegno? Che le cose sono molto più complesse di quelle che ci vogliono fare credere queste compagnie che vendono le diete personalizzate. Queste varianti genetiche hanno un effetto minimo e sono solo delle predisposizioni, senza una considerazione del tuo stile di vita, sono praticamente inutili. Per esempio, anche il rischio di diabete di tipo 2, sì. puoi avere un rischio più elevato. Geneticamente, ma chi è l'elefante nella stanza? Qui si dice, non so se c'è una traduzione in italiano, qual è il fattore più grande? Se hai la dieta, diabete di tipo 2 è qui non, è inconfutabile, è causato soprattutto da una dieta a alto
contenuto di zuccheri raffinati per prolungare il tempo. Quindi, e questo è stato dimostrato, ti induce delle trasformazioni epigenetiche che praticamente ti spengono o accendono dei geni che sono, sono associati allo sviluppo del diabete. E questo noi, per esempio, stiamo studiando nel mio studio. Quindi, giusto per dire, la nutrigenetica può aiutare, diciamo, 80% dell'equazione di una dieta sana è fatta da mangiare cibo naturale, non raffinato, incluso purtroppo pasta, pizza e carboidrati raffinati. Però poi c'è quel percentuale di alcune persone che sono intolleranti a alcuni cibi, che magari vogliono sapere, per esempio dove io insegno a Stanford ci sono alcune varianti genetiche che possono dirti se predisposto a utilizzare meglio o peggio gli omega 3 dalle fonti vegetali, come per esempio i semi di lima. E ci sono alcuni enzimi che modificano questo. Quindi quel piccolo percentuale, la caffeina, se risponde, però non prenderlo sempre con un granello di sale, diciamo. Ma ad esempio, negli studi a cui tu partecipi, no? Voi studiate anche, io mi ricordo uno studio che io lessi, ma di molti anni fa, l'ho trovato nel libro di Gary Taubes, no? Nel secondo libro, Why We Get Fat and What to Do About It, no? Che in italiano l'hanno tradotto in una maniera un po' infelice, non mi ricordo più, comunque. Era lo studio di proprio del tuo prof, no? Che è Gardner, giusto? Sì, professore Christopher Gardner, sì. Ecco, lui è vegetariano o vegano? Sì, lui è vegetariano. Vegetariano. Quindi io ho apprezzato molto, a maggior ragione, perché in questo studio, se non ricordo male, Luce, dovrei andare a tirarmelo fuori, ma sono passati tanti anni, praticamente paragonato quattro diversi tipi di diete, tipo Sì, mettere ti ricordi benissimo. E quello studio è molto vicino al mio cuore, quindi posso dirti di più, ma continua con la domanda. dove praticamente ovviamente la low carb usciva meglio per quello che riguardava i parametri anche lipidici, usciva meglio rispetto a altre diete. Lui ha avuto l'onestà, mi è piaciuto questo perché quindi da vegetariano ha dovuto ammettere che una low carb, adesso io ripeto, era uno studio con un numero, non mi ricordo più, aveva anche un nome questo studio, comunque sicuramente mangiare vegetariano, men che meno vegano, non è che pagasse molto, no? Quindi Sì. mangiare più vicino alla low carb, high fat, è meglio. Ecco, negli Sì. studi che fai tu, no? Ma dimmi tu dello studio che ovviamente ti Sì. ricordi. Sì, allora vorrei iniziare con questo studio di cui stai parlando, perché in realtà fa parte anche della mia storia personale, di perché sono finita a Stanford. Ma E dai. anche Gary Taubes, è un bellissimo esempio, questo mi ha portato qui. Allora, prima di tutto un poco il mio percorso formativo. Io mi sono laureata a Napoli in biotecnologie mediche e ho fatto un dottorato in epigenetica studiando una particolare modificazione epigenetica, si chiama RNA interferenza, all'Università di Vienna. Poi ho fatto un postdoc tra Oxford e l'Università di Los Angeles studiando un'altra modificazione epigenetica che si chiama modificazione degli istoni. Comunque, fino allora, fino al mio postdoc, ho sempre lavorato con modelli unicellulari. Nonostante fossi un'appassionata della biologia, volevo fare qualcosa che fosse in realtà più vicino alla salute e alla dieta, che è una tematica che mi interessa tantissimo. E in parallelo ai miei studi di dottorato, ho avuto un esperimento in cucina con la mia dieta che mi ha motivato a studiare l'epigenetica con la Ma dieta dai. low carb e low fat. Questo esperimento, iniziato con la lettura del libro di
di cui tu parli, il libro di Gary Taubes, non l'ho letto in italiano, quindi non so il titolo. Good calories, calories. Calorie buone. Tu hai letto il primo libro, hai letto il primo. Sì, ho letto il primo. E Why We Get Fat è un riassunto. Esatto, quello che ha fatto dopo. Sì, e in questo libro, come dicevi tu, si tratta un po' la storia dei grassi e dei carboidrati nella nostra nella dieta. Veniva nominato appunto questo studio, il professore Christopher Gardner all'Università di Stanford, che viene chiamato lo studio dalla A alla Z. Esatto, A to Z. Perché la A è la dieta Atkins e la Z è la dieta Zone, quindi, e poi c'erano di mezzo la dieta Ornish, che è una dieta, non è proprio vegana, una dieta low fat. E poi la dieta Learn, che significa impara, è praticamente la dieta standard americana, quella che viene di solito consigliata dal standard. In questo libro venivano affrontate delle tematiche che per me erano nuove. Prima di tutto veniva promosso l'uso dei grassi nella dieta e addirittura mostrato potenziali vantaggi. In quello studio dalla A alla Z erano state incluse 350 donne, era uno studio soltanto in donne, e si era dimostrato che le donne che seguivano l'Atkins, quella più la dieta più a alto spettro, alto contenuto di grassi, quindi c'era dalla A alla Z, c'erano la più bassa era la Ornish, più bassa in grassi, e poi c'era appunto la Learn, poi la Zone, poi la Atkins. Le persone che mangiavano più grassi hanno perso più peso, diminuito il trigliceridi, esatto, e aumentato l'HDL, quindi i trigliceridi sono grassi che sono associati a malattia cardiovascolare, mentre l'HDL, il cosiddetto colesterolo buono, che è protettivo. E io, essendo poi da lenti della scienza, mi sono molto interessata e ho fatto un esperimento su me stessa. È molto difficile, perché io ho sempre mangiato pochi grassi, avevo paura dei grassi, ho iniziato a mangiare tanti grassi e in quel periodo facevo anche allenamento fisico, quindi avevo paura di perdere l'energia senza i miei carboidrati. Faccio questo esperimento per un paio di mesi e non ho l'energia, mi sento benissimo, e poi vado a misurare il sangue e vedo gli stessi risultati che le donne avevano avuto nello studio alla Z. I miei trigliceridi, da un livello sano di 80, scendono a un livello di 30, e l'HDL, da un livello sano di 60, va a 135. Io ero completamente sbalordita da questo, perché aveva capovolto la mia concezione dei grassi. I trigliceridi sono grassi. Com'è possibile, mi chiedevo in modo naive, che mangiando più grassi riduco i miei grassi nel corpo? Ho capito per la prima volta che sì, noi siamo quello che mangiamo, ma in realtà quello che metabolizziamo. Esatto. E ho capito una cosa fondamentale, che anche i dottori, sicuramente non tu, ma molti dottori, dimenticano, e che in realtà i trigliceridi sono un marker diretto di quanti carboidrati mangiamo. Esatto. E questo è stato dimostrato in molti, cioè quanto più carboidrati mangiamo, tanti più trigliceridi hai. E c'è una ragione per questo, perché noi possiamo trasportare solo un cucchiaino di zucchero nel nostro sangue in ogni momento, non possiamo averne di più, altrimenti avremo il diabete, se non siamo capaci di farlo. Quindi quando mangiamo tanti carboidrati, il nostro corpo ha dei meccanismi per rimuoverli dal sangue. Uno è, si produce l'insulina, e l'insulina fa incamerare il glucosio nelle cellule in forma di glicogeno.
ma poi l'eccesso, poiché il glicogeno c'è solo un limitato numero di grammi che possiamo incamerare nel fegato e nei muscoli, l'eccesso deve essere convertito in trigliceridi. Ed eccoci qua. Comunque, perché senza divulgarci troppo sull'argomento, quindi questa esperienza di vita mi ha fatto desiderare di applicare la mia conoscenza dell'epigenetica alla dieta, perché l'epigenetica cambia con la dieta. Quindi ho scritto un'email al professor Gardner. Era una notte, ero ad Oxford nel buio nella mia stanzetta, ho detto: ma perché no? Gli scrivo un'email e gli ho proposto di andare a Stanford, perché lui stava lanciando lo studio follow up successivo alla Z, in cui avrebbe incluso sia uomini che donne, 600 persone. E questo è lo studio Diet Fits, per cui sto lavorando ora. Io ho detto: guarda, posso venire nel tuo gruppo e studiare l'epigenetica e le persone prima e dopo la dieta. E così ho fatto. Quindi ora sono a capo dello studio epigenetico di questo studio, che si chiama Diet Fits, questo nuovo clinical trial, che è il studio clinico, che è lo studio successivo dello. Ma bravissima, bravissima Lucia, perché poi tu mi raccontasti, penso l'anno scorso, una volta che ci sentimmo, che giusto per far capire ai followers, ovviamente agli ascoltatori, che mettere in piedi uno studio del genere non significa che siamo Lucia, io e 15 altri amici che ci mettiamo insieme, che già così sarebbe difficile. Mettere in piedi uno studio del genere richiede dei finanziamenti di milionate di dollari. Giusto, Lucia, quindi. Tantissimi. Gary Taubes, ha fondato un'associazione, la Nutrition Science Initiative, o NUSI, che ha dato un paio di milioni di dollari a questo studio. In totale, lo studio è costato 10 milioni di dollari. Perché costa tanto uno studio con 600 persone, ecco, per farti capire i soldi. E un'altra ciliegina: io poi ho incontrato Gary Taubes quando sono venuta qua, siamo diventati amici, e gli porto la cioccolata 100% all'Italia ogni volta che viaggio in Italia. E quindi la storia è una storia bellissima, una storia di scienza, amore per il cibo e spirito collegiale. Sì. Ma lui, ad esempio, io lo seguo poco nei video che fa, perché quando parla non... Sì. Mamma mia, c'ha una voce così... flebile e un commento che ricevo molto quando vado alle conferenze. Siamo state in alcune conferenze insieme, è difficile da seguire, non è necessariamente uno speaker molto... No, non è. Altri personaggi, ad esempio, per un'altra giornalista che a me piace molto è la Marianne De Masi, quella che è australiana, no? Sì, sì. Parla lei, capisce tutto, è fantastico. Capisco anche della Nina Teichol, cioè, quando parla lui si spegne, non mi spegno. Mi dispiace, perché lui mi piace tanto, perché io quel libro lì lo lessi a Mar Rosso, ricordo, in una vacanza, e ero incazzatissima a leggere le cose che lui appunto portava con i dati scientifici, no? Quindi ero scandalizzata. Ma ancora oggi, pensa che oggi Lucia è venuto un paziente che ha 58 anni, no? Con epatosteatosi, cosa gli consiglio di mangiare? Dico, siamo nel 2021, e ancora in uno con una sindrome metabolica, perche lui è uno che viaggia con glicemie alte che manco guardano, con una PCR altina, no? Gli consigliano di mangiare poca carne, non consigliano il pesce, mi raccomando, non uova. Siamo sempre lì, quindi io mi chiedo, con tutto questo po' di ricerca che fanno dei gruppi come il tuo, grossi a livello mondiale, quindi non è che siete proprio gli ultimi arrivati, gli studi che escono, anche quelli di Gordon Guyatt sulla carne, sugli ananas del settembre 2019,
riusciti quest'anno, che lo strasappiamo, che non fa morire, siamo sempre lì. E infatti adesso arrivo all'altra domanda, ma tu che hai fatto anche studi poi della keto diet, così, nella tua esperienza, con gli studi che hai fatto tu, no? Cosa ti sembra? Quale dieta secondo te ti senti tu di dire ha un effetto dal punto di vista epigenetico migliore? Non so se la domanda è appropriata. No, è appropriata, appropriata. Voglio fare un poco un passo indietro e dire che in generale c'è sempre un buon modo di fare una dieta e un cattivo modo di fare una dieta. Anche una dieta low carb con cibo di bassa qualità, viene promosso per forza il bulletproof coffee, un sacco di burro. Quindi c'è comunque un sacco, un modo, quindi non c'è, dipende, ci sono tanti modi di fare una dieta, quindi è difficile rispondere a questa domanda. Però questo è importante perché quando il nostro studio, sia questo Diet Fix, si basa su, abbiamo confrontato le diete low carb e low fat. Basate su cibi naturali, quindi anche le persone che mangiavano low fat hanno eliminato i cibi processati, anche la pasta, quindi comunque erano un poco low carb. Questo è importante anche per capire i risultati. E prima di tutto, da un punto di vista di grassi e livello cardiovascolare, per toccare sui punti che hai menzionato, abbiamo pubblicato due studi. Uno sul colesterolo e uno sui grassi saturi, sulle uova. In realtà le persone che mangiavano, che hanno, le persone del gruppo low carb, hanno aumentato tantissimo il consumo di grassi saturi e di colesterolo, giusto perché hanno ridotto i carboidrati. E Certo. abbiamo visto che qualche volta ha triplicato il consumo di colesterolo sostituendo le uova la mattina ai cereali. Quello che abbiamo visto è che le persone che mangiavano più colesterolo e più grassi saturi nel contesto di una dieta low carb di salutare avevano il profilo lipidico migliore, riduzione di trigliceridi e aumento di HDL. È questo che vogliamo comunicare. Il contesto è importante. Non dobbiamo evitare di dire sì, i grassi sono buoni o non sono buoni. Sì, i grassi sono buoni nel contesto di una dieta low carb naturale. E quello che vediamo è che appunto se mangi più uova e più carne nel contesto di questa dieta, sì, migliora il tuo profilo cardiovascolare. Questo abbiamo visto nel nostro studio. Dal punto di vista epigenetico, non abbiamo ancora pubblicato i risultati. Ti posso dire alcune cose dietro le scene. Prima di tutto abbiamo guardato quelle modifiche epigenetiche che sono associate al diabete di cui ti avevo parlato. Abbiamo visto che in generale, comunque, dopo entrambe le diete, le persone hanno perso peso, erano diete salutari entrambe, basate, entrambe hanno ridotto i carboidrati, chi più, chi meno. Entrambe abbiamo visto come si dice, una reversione delle modificazioni epigenetiche associate al diabete. Quindi in generale tutti hanno. Però quello che abbiamo visto è che c'è un trend per un più forte cambiamento nella dieta low carb e in generale la dieta low carb ha acceso dei geni che sono più importanti per la metabolizzazione dei grassi, indicando probabilmente quello che noi sappiamo, che con una dieta low carb si accende il motore per bruciare i grassi nel corpo. Praticamente il tuo corpo impara a usare i grassi come benzina. E questo viene riflesso a livello epigenetico, il fatto che quei geni che sono necessari per questo processo vengono accesi.
E quindi nel contesto di una dieta anche per perdere il peso in generale, per mantenerlo quando si invecchia, che è importante, questo può essere un vantaggio perché appunto impariamo a usare il nostro grasso e quindi ci troviamo in una condizione di omeostasi energetica. Quindi rende tutto più facile. E ad avallare questa tesi, c'è anche uno studio che abbiamo fatto sulle donne e gli uomini. So che tu sei anche particolarmente interessata a questa tematica e mi avevi in passato chiesto, la differenza tra, uomini e donne. E in questo altro studio che abbiamo fatto, e io ti posso mandare il link se vuoi, tutti questi studi che puoi mettere nella descrizione del video. In questo studio che abbiamo fatto, abbiamo guardato agli uomini e alle donne separatamente in questo studio Diet Fits e abbiamo visto una cosa molto interessante. Abbiamo misurato anche come le persone aderivano alla dieta, cioè se la facevano veramente, se deviavano dal target che avevamo dato, che era 20 grammi di carboidrati per la low carb e 20 grammi di grassi per la low fat. Abbiamo visto quanto si allontanavano da questo target. E abbiamo visto una cosa, che diciamo, a parità di deviazione dal target, le persone nella low carb perdevano più peso e perdevano più grasso. E questo è importante perché tutto significa che praticamente probabilmente si può perdere peso e migliorare la salute in modo meno faticoso con una dieta low carb. Perché non devi stare tanto capito? Anche se sgarri un po', okay? 20 grammi è molto difficile, ma le persone che sgarravano di più dal target di 20 grammi perdevano peso, questo in generale. Poi tra gli uomini e le donne, gli uomini, poiché tendevano a mangiare più grassi, non avevano paura dei grassi, gli uomini. Quindi loro hanno preso più peso sulla low carb. In tutto sommato, se vedi solo gli uomini nel nostro studio hanno perso più peso e più grasso sulla dieta low carb. E l'hanno seguita meglio delle donne, perché mangiavano più grassi, non si facevano problemi. Le donne si sono fatte più problemi sulla dieta low carb, quindi non hanno aumentato i grassi abbastanza. E nonostante questo, la differenza di peso era uguale tra le due diete, cioè non hanno perso più peso sulla low carb, ma l'hanno seguita peggio. Ho capito. Quindi, le donne non l'hanno seguita bene e nonostante tutto ha avuto gli stessi effetti della dieta low fat, che voglio anche precisare, una dieta comunque low carb, come ti ho detto prima, non era una dieta low fat con pasta, era una dieta comunque senza pasta e pane. Solamente che c'era frutta, c'erano fagioli, quindi c'erano cibi a più alto contenuto. Sì, anche più densi dal punto di vista nutritivo. Bellissimo, questa è una bellissima cosa perché io dico sempre che, cioè, insomma, io sono stata low carb per 10 anni abbondanti e adesso Come me. Come pazzesco, switch, no? Una fatica tremenda. Questo è un esperimento che sto facendo da 6-7 settimane, a aumentare la quota di carboidrati e a ridurre la quota di grassi. Una fatica improba le prime settimane perché ovviamente hai questo atteggiamento nei confronti dei carboidrati così che proprio. Quindi di cercare di fare questo e questo è interessante, mi interessa vedere che cosa fa anche su di me perché io ho tutto l'assetto ormonale ovviamente in menopausa che gioca un ruolo, no? Particolare suo di ritenzione idrica che non capisco il perché,
in quanto è interessante perché nella donna ci possono essere queste ritenzioni di un chilo due, quelle tre da oggi a domani, che tu ti chiedi perché, no? Cioè, infatti, cosa, infatti, no? E anche per questo il peso non è una metrica molto utile per la salute. Io lo sconsiglio sempre, soprattutto alle donne, come dici, perché il peso può solo essere acqua, non ti può scoraggiare inutilmente, non indica un progresso vero su quanto muscolo e quanto grasso hai. No, infatti questo è pazzesco, no? Infatti io ho delle pazienti che quando chiedo quanto pesano, do l'informa, così dicono, ma io non mi peso, lo vedo dalla cintura, mi accorgo subito come sono e sono sempre in bolla, no? E poi c'è l'altra categoria che, poverine, hanno messo su tanto peso e hanno perso completamente anche quello che è il non so, pensano di pesare 75 kg, invece pesano 88 magari, non so se capitano anche a te queste pazienti, poverine, e mi fanno pena perché dicono non salgo sulla bilancia. E io penso che ogni, correggimi se sbaglio, ogni metabolismo è un mondo a sé e si fa fatica a generalizzare, no? Perché magari dare una low carb va bene forse per il 95%, perché ha posto il metabolismo sicuramente, indubbiamente, però ci sono dei casi, penso, dove la paziente comincia a essere magrina, comincia a avere la tiroide che non va proprio molto bene, dove la esasperano, che vanno quasi in direzione keto e che poi vanno nella direzione opposta, che quindi magari vanno a accendere altri geni o a spegnerne altri. Non so se succede anche questo, quando sbagliamo o esageriamo in un senso o nell'altro senso. Che esperienza hai avuto tu in questo senso? Bravissima, grazie per aver fatto questo commento molto, molto saggio. Come hai detto tu, dipende, la personalizzazione è fondamentale. Mangiare più grassi può all'inizio, per esempio, esacerbare uno stato di infiammazione. Se hai già una, come posso dire, sai che hai dei polimorfismi genetici, delle condizioni genetiche che aumentano il colesterolo e hai già molta infiammazione, allora in quel momento devi andarci piano. Devi, sì, prima ridurre i carboidrati, abbassare l'infiammazione, perché in parte l'infiammazione è anche dovuta alla radicazione, e comunque pian piano aumentare i grassi e poi focalizzarti su quelli, per esempio, non saturi, che i grassi saturi sono sani, però per alcune persone è meglio non farlo. Oppure, come hai detto tu, per pazienti della tiroide che possono essere più sensibili a sbalzi calorici, però in quel caso anche le diete, qualsiasi dieta drastica, la tiroide è molto molto sensibile a qualsiasi calo di peso o di calorie, sia esso low carb o low fat. Comunque, come giusto questo per dire, come dici tu, estremi, guarda, io non ho esperienza personale, nel senso che io da allora, da quando ho fatto questo esperimento su me stessa, sono low carb, non misuro nulla, semplicemente io non mangio né pasta né pane né pizza, ma naturalmente, perché per me non sono più cibi, immagina che ne smetti, e mangio solo verdure. Questi sono i carboidrati, sono le verdure, che tra l'altro contengono moltissimi vitamine, quindi sono nutrient dense, come si dice qui, e poi pesce, carne, uova come proteine, noci, non calcolo nulla ed è più o meno sempre a sedere, mangio sazietà. E questo è un estremo, sicuramente un estremo rispetto alla popolazione normale, ma e qualche volta sono in chetosi, non misuro i chetoni, però insegno un corso sulla chetogenica, e qualche volta nella classe facciamo le dimostrazioni di come misurare i chetoni. Ogni volta che la misura sono in chetosi, ma non
seguo un protocollo di quello che dicono loro, ah, devi fare questo, devi prenderti il caffè, il bulletproof coffee. Alla fine, secondo me, la verità è che se iniziamo a mangiare più vicino alla natura, quindi quello che faccio io in realtà mangiare cibi e entriamo in chetosi naturalmente più spesso, quando si esercitiamo, quando non mangiamo, è uno stato naturale in cui si entra, quindi alla fine si fa un po' di chetogenica sempre. Quindi diciamo, io non vedo, per il mio stile di vita può essere estremo per molte persone, per me è semplicemente il mio stile di vita e non lo cambierei mai, perché mi sento bene, ho molta energia e ogni volta che vado dal dottore io posso prendere il mio test del sangue tra 100, lo riconosco, perché vai a vedere l'HDL e i trigliceridi sempre da 10 anni sono nei 40 milligrammi per decilitro i miei trigliceridi e il mio HDL è ancora più di 130. Dieci anni, è da quando ho cambiato, quindi è una cosa che ogni volta che faccio il test il dottore mi chiede, ma cosa fai? E ho anche la storia di mia mamma che voglio solo dire a questo proposito. Un'altra cosa che mi ha stimolato ad andare in questo campo è che mia mamma, quando io ho fatto questo esperimento con la low carb, lei ebbe un ictus cerebrale e aveva alti livelli di trigliceridi, colesterolo e un'occlusione parziale alla carotide. E il dottore le prescrisse le statine, quindi per abbassare il colesterolo, e una dieta a basso contenuto di grassi. Avendo fatto l'esperimento che avevo fatto, le dico, mamma, fai l'opposto, mangia colazione, uova, o prosciutto, qualcosa a alto contenuto di grassi e proteine, elimina latte, elimina pasta, pane, pizza, tutto, e non prendere le statine per ora. Dopo 2 mesi mia mamma va dal dottore, misura i trigliceridi giù, colesterolo invariato un poco giù, ma tutto sommato l'HDL ha aumentato. Il dottore le chiede, cosa hai fatto? E lei risponde, l'opposto di quello che lei mi aveva consigliato. Niente medicine e ho aumentato i grassi. Il dottore basilico. E ogni volta che racconto questa storia, perché la racconto alle conferenze low carb, mi dicono che è la cosa più bella delle mie presentazioni, ricordano solo quello. È effettivamente una bella storia. E io ho ricevuto nella mia famiglia anche dell'opposizione all'inizio, perché comunque io non sono un dottore, sono una scienziata, quindi per consigliare a mia mamma di andare contro il l'avviso del dottore, però mia mamma mi ha seguito, e da allora, e mia mamma ora ha 80 anni, la potete vedere perché qualche volta pubblico ho pubblicato recentemente un video sul mio canale YouTube in cui mia mamma ha chiesto una domanda al professor Walter Longo, che è un professore italiano che ha reso il digiuno intermittente, la dieta mima digiuno popolare. Comunque, se la vedete, mia mamma a 80 anni è molto, molto friccicarella e sana, perché lo è, e mi riempie di energia. E direi che un segreto è anche che da 10 anni anche lei ha una dieta low carb. Potete vedere i benefici. Certo, certo, bellissimo, bellissimo. Lucia, grazie infinitamente di questo tuo contributo, no? È bellissimo perché così abbiamo dato un pochino di insight, no? Nell'epigenetica, in quello che tu insomma studi. E io ti ringrazio e ti faccio in bocca al lupo per tutte queste iniziative, per questo studio dove tu sei anche responsabile della tua parte, e sicuramente ci vedremo per la
una prossima diretta su altri argomenti interessanti. Sì, mi farebbe molto piacere discutere nuove tematiche col tuo audience e col pubblico italiano. Voglio ringraziarti perché io ho un canale YouTube dove ho pochissimi video in italiano, ma il pubblico italiano è molto, molto vicino al mio cuore. E se ricevo più interesse, sarei interessata anche in futuro a pubblicare più video in italiano. Per ora ho una missione di pubblicare le lezioni che insegno a Stanford sul mio canale YouTube per certo. rendere più accessibile a tutti. Certo. Però queste lezioni sono naturalmente in inglese, su alcune metto i sottotitoli certo. e vi invito, se volete supportare questa missione, a iscrivervi sul mio canale YouTube, Dottor Lucia Aronica. Benissimo, Lucia, grazie, grazie ancora, un abbraccio e a presto. Grazie, ciao. Buongiorno amici, volete imparare ad usare il cibo come medicina per i vostri geni? Guardate il mio webinar gratuito in esclusiva per voi in italiano sulla epigenetica nutrizionale, la scienza di come accertarsi di essere i padroni, non gli schiavi dei nostri geni. Spero che il webinar sia di vostro gradimento e in tal caso vi invito a condividere e commentare. Grazie.